Parliamo sempre del possesso e vogliamo adesso indagare la differenza che c'è fra possesso e detenzione. Che cosa ci vuole affinché ci sia il possesso? Due elementi che qua sono indicati, il corpus possessionis e l'animus possidendi. Il corpus possessionis si identifica in quell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, cioè la cosa, ce l'ho in mano sostanzialmente. L'animus possidendi non è una cosa che si vede dal di fuori, si può presupporre tutto al più. Vuol dire che chi ha la cosa presso di sé, mobile o immobile che sia, si comporta, vuole comportarsi come proprietario, cioè lui si ritiene essere proprietario o altro titolare di un diritto reale. A questo punto però ci tocca stabilire la differenza fra possesso e detenzione. Capiamoci, se io vedo per la strada un possessore e vedo per la strada un detentore, nei loro comportamenti non scorgo delle differenze. Io posso avere questo computer perché è mio, lo posseggo e mi ritengo proprietario di questo computer, quindi lo uso, mi collego a internet e via dicendo. Ma posso avere questo computer perché mi è stato prestato. E faccio esattamente le stesse cose di quello che farebbe chi è il vero possessore, che è sia il corpus possessionis sia l'animus possidendi. E allora la differenza qual è? La differenza è che il detentore ha lo stesso il corpus possessionis, ma non ha l'animus possidendi. In altre parole, lui sa, eventualmente dichiara pura, che il bene che ha presso di sé non è il suo. E quindi gli manca l'animus, e quindi non è un possessore, ma è un detentore. Da questo scaturiscono importantissime differenze. Infatti, per esempio, per l'usucapione c'è bisogno che ci sia il possesso, non la detenzione. Quindi, se un inquilino, un conduttore, sta in un immobile, paga regolarmente il canone di locazione e quindi pagando riconosce che l'immobile non è suo, può stare pure 50 anni quell'immobile, ma non diventerà mai proprietario grazie all'usucapione, perché lui non sarà mai un possessore. Quindi la detenzione ha comunque degli effetti, perché anche il detentore può essere protetto dalle attività aggressive altrui, ma certamente non può produrre gli stessi effetti del possesso. Ciò non toglie che un detentore possa diventare possessore. Quale può essere il caso? L'inquilino dell'appartamento compra la casa e quindi da detentore diventa possessore al 100%, oltre che ovviamente proprietario.